Allora, supponiamo di avere una trave con un carico triangolare, dove nell'estremo B abbiamo il carico Qmax, trave di lunghezza L, e vogliamo determinare le azioni interne ad una distanza x dall'estremo A. Quindi in questa sezione vogliamo andare a determinare lo sforzo normale, sforzo di taglio e momento flettente. Queste sono le tre caratteristiche sollecitazione che dobbiamo andare a determinare all'interno di questa sezione, qui ad una distanza x dal vertice A. Prima operazione però che dobbiamo fare è andare a determinare le reazioni vincolari. Dobbiamo andare ad applicare quelle che sono le equazioni di equilibrio. Ricordo, sommatoria delle forze attive in direzione x più le reattive in direzione x deve essere uguale a 0. La sommatoria delle forze attive in direzione y più le reattive in direzione y deve essere uguale a 0. E la sommatoria dei momenti delle forze attive più i momenti delle forze reattive deve essere uguale a 0. È chiaro che prima devo indicare quali sono le reazioni vincolari. Beh, in questo caso qua dove ho il carrello ho solo RAY. Qui dove ho la cerniera avrò RBY e inseriamo anche la RBX, anche se in realtà, come vedete, non abbiamo forze orizzontali attive e quindi la reazione sarà nulla in direzione x. Andiamo a scrivere le equazioni di equilibrio. Prima però andiamo a individuare quelle che sono le convenzioni segni, che è la solita convenzione. Positive le forze che vanno verso destra, positive le forze che vanno verso l'alto, positivi i momenti che producono una rotazione oraria dell'elemento strutturale. Ok, vediamo in direzione x. In direzione x abbiamo solo RBX negativa, però non c'è nient'altro, quindi scriviamo subito RBX uguale a 0. Non ci sono altre forze in direzione x, per cui non c'è nemmeno la reazione nel vertice B. Vediamo in direzione y. In direzione y abbiamo RAY più RBY positive perché vanno verso l'alto. E poi abbiamo la risultante di questo sistema di forze distribuito, no? Chiamo Q. Q che è disposto a un terzo di L, perché un triangolo, sappiamo che il baricentro sta a un terzo dell'altezza. Se noi abbiamo un triangolo generico, okay, andiamo a individuare attraverso le mediane il baricentro e il baricentro divide ciascuna mediana in due parti, di cui una è un terzo e l'altra due terzi della stessa. Quindi questo sarà un terzo. E questo 2/3 di quella mediana. Però la stessa cosa succede per le altezze, cioè se io prendo l'altezza relativa a questa base, ecco che se prendo la posizione di questo baricentro e la riporto sull'altezza, anche l'altezza viene divisa in due parti, questo è un terzo e questa è 2/3 dell'altezza stessa. Per cui qua in questo triangolo, che è un triangolo rettangolo, l'altezza è questa, che è L, per cui rispetto alla base, il baricentro lo trovo a un terzo di questa altezza, di questa L. Il valore di Q quant'è? Allora, Q sarà uguale a Qmax per L, è l'area di questo triangolo, Qmax base per altezza diviso 2. Ok. Allora, è chiaro che
torniamo qua alle equazioni di equilibrio, dobbiamo riportare questo valore negativo perché va verso il basso, secondo la nostra convenzione, quindi è negativo. Meno Qmax per L fratto 2. Non abbiamo altro, uguale a 0. Poi prendiamo il polo B, ad esempio, per i momenti. Allora, RBX e RBY non mi producono momento perché passano per quel punto, a parte che RBX era 0. La reazione che mi produce momento è la RAY, quindi RAY per il braccio che è L. Positivo perché? Perché questa, rispetto al polo B, mi fa ruotare l'asta in senso orario, quindi secondo la nostra convenzione positivo. Poi ho questo carico Q che era appunto Qmax, allora scrivo qua Qmax per L diviso 2, per il braccio che è un terzo L, positivo o negativo? Beh, questo fa ruotare l'asta in senso antiorario, quindi è negativo. Mi fa ruotare rispetto al polo B in senso antiorario l'asta, per cui secondo la nostra convenzione è negativo. Non abbiamo altro, uguale a 0. Dalla terza, L e L van via, mi rimane che RAY è uguale. Porto di là, cambio di segno, Qmax per L fratto 6. Questo è RAY. Dalla seconda ho che RBY è uguale a Qmax per L fratto 2, che porto di là cambiando segno, meno RAY. E RAY abbiamo appena visto che vale questo, quindi meno Qmax per L fratto 6. Cioè, RBY da questa ricavo che RBY è uguale a questo portato di là, che è quel Qmax per L fratto 2, meno RAY. Siccome RAY vale Qmax L sesti, quindi meno Qmax L sesti. Adesso facciamo un mini uguale multiplo, 6 diventa 3 Qmax per L, la prima, meno Qmax per L, la seconda, quindi 3 meno 1, 2, quindi 2 Qmax per L. Ok? Il 2 lo semplifico con il 6, il 2 lo semplifico con il 6, quindi mi rimane RBY è uguale a Qmax per L fratto 3. Questo è RAY e questo è RBX. Ok? Quindi sono le reazioni vincolari in A e in B. Quindi RAY sarà Qmax per L fratto 6 e RBY è Qmax per L fratto 3. Questa è la prima parte. Adesso dobbiamo andare a determinare invece le azioni interne lì, ad una distanza x. Quindi allora, faccio così. Prendo solo quella porzione d'asta lì, a una distanza x. Questo è il vertice A. Queste sono le forze fino a quella sezione lì. Questo lo chiamo Q funzione di x, perché è una variabile Q. Vedete che varia da 0 a Qmax. Ok? E qui, quindi varia al variare di x. Aumentando x aumenta Q fino ad arrivare, quando x è uguale a L, assume il valore di Qmax. Quando x è uguale a 0, Q è 0, ok? Quindi Q è funzione di x, è funzione della variabile x in questo
questa distanza dipende da x. Le azioni che abbiamo lì nella sezione sono n, i ed m. Sono quelle che abbiamo qui all'interno di questa sezione. Abbiamo n, t ed m. Vi ricordo che la convenzione segni è questa. Questa per t, positivi, quelli che fanno ruotare il concio di trave in senso orario. Positive le azioni di trazione, positivi i momenti che fanno tendere le fibre inferiori, mentre vanno a comprimere le fibre superiori. Questa è la convenzione segni che adottiamo, siamo nella seconda fase qua, nella determinazione delle azioni interne. La prima fase è quella che abbiamo appena visto. E lì abbiamo altre convenzioni che abbiamo utilizzato. Qua siamo nella seconda fase, quella della determinazione delle azioni interne. Cioè stiamo cercando di capire cosa succede all'interno di quella trave ad una distanza x generica da un vertice. Questo stiamo facendo. Allora, vediamo questo Qx come lo posso scrivere. Se prendo il carico triangolare, questo è Qmax, questo è L. Supponiamo che questo sia x e questo è Qx. Posso scrivere una proporzione tra questi due triangoli, tra questo e quello grande. Ok? Tra quello piccolo e quello grande posso scrivere una proporzione. O scrivo che Qx, Q funzione di x, sta a Qmax, quello è il triangolo grande, come il lato di questo triangolo x sta al lato omologo quello grande, cioè L. Prodotto dei medi uguale prodotto degli estremi, quindi Qx per L, che è il prodotto degli estremi, uguale a Qmax per x. E quindi da questo ricavo che Qx è uguale a Qmax per x fratto L. Questa è la legge con cui varia il carico lungo l'asse x. Infatti, se voi mettete per x uguale a 0, cosa succede? Che 0 per questo fa 0, Q di 0 è 0, giusto? Perché il Q quando x è uguale a 0 è 0. Se mettiamo L fratto L è 1, risulta Qx, Q di L uguale a Qmax. Giusto? Ok? Perché quando siamo a L, A per x uguale a L mezzi, cioè siamo a metà qui, a metà, quanto vale Q? Mettiamo lì L mezzi, L mezzi, L va via, rimane mezzi, Qmax mezzi. Infatti a metà il valore del Q sarà metà Qmax. Ok? È chiaro? Quindi questa che vedete qua è la legge di variazione del carico lungo l'asse x. Che è quello che a me interessa, perché interessa questo Qx. Questo Qx varia in questo modo. Volete vedere quant'è il valore per x uguale alle terze? Allora, ad esempio, per x uguale a L terzi, basta inserire al posto di x L terzi. Qua, vedete, Q di L terzi, cosa sarà? Sarà uguale a Qmax per L terzi fratto L. L va via, rimane Q. Max terzi. Allora adesso andiamo a determinare gli sforzi all'interno di questa sezione. Vi ricordo, attenzione, stiamo valutando, vedete, questa parte della sezione. Abbiamo eliminato per il momento questa. Quindi stiamo lavorando sulla parte sinistra, per cui le convenzioni che noi adotteremo sono queste della parte sinistra, rispetto al concio, mentre queste non le consideriamo, consideriamo quelle a sinistra perché stiamo lavorando sulla parte sinistra, come abbiamo detto. Allora scrivo n uguale, t uguale, m uguale.
Allora, n non ho nulla, zero. T. Allora, qui devo riportare la R a Y, che è Q max per L sesti. Ok, questa qua è la R a Y. Quindi, allora, questa va verso l'alto come questa, ok, positiva, quindi più Q max per L fratto 6. Ok? Va verso l'alto come la mia convenzione, quindi va bene. Poi ho questa qua. Allora, e qui questa chiamiamolo QX. Attenzione, perché è solo relativa a questo triangolino, che è una parte del triangolone grande, ok? Quindi questa QX sarà uguale a QX piccolo per X base per altezza diviso 2. Allora, questo va verso il basso, per cui il verso è negativo, cioè opposto rispetto a quello positivo che abbiamo preso noi, per cui negativo. Meno Q funzione di X per X mezzi. Non ho nient'altro, mi fermo qua. M. Allora, M, attenzione, positive, quelle che tendono le fibre inferiori, quelle chiaramente che producono una rotazione di tipo orario, vedete, in questo caso. Allora, R a Y rispetto a questo punto dove ho la sezione, chiaramente, devo fare qua, il momento lo calcolo rispetto a questo, al baricentro di questa sezione. Quindi sarà Q max per L sesti per il braccio che è X. Ok? Forza per il braccio che è X. Poi ho questo QX che vale Q funzione di X per X fratto 2. Che è questo Q, per il braccio è a un terzo di X stavolta, ok? Quindi per un terzo di X, positiva o negativa? Beh, questa fa ruotare rispetto a questo punto in senso antiorario, per cui è negativa meno. Andiamo a scriverle bene. Beh, primo n è uguale a 0. P è uguale. Q max per L fratto 6 meno, allora QX vale questo che avevamo determinato prima. Allora vale Q max per X fratto L, questo è QX per X mezzi, ok? M. Ho sostituito al posto di QX questa che abbiamo determinato prima. Quindi Q max per X fratto L e poi rimane X mezzi. X mezzi. Ok? Poi vado nel momento Q max per L fratto 6 per X. Meno, anche qua sostituisco QX, quindi sarebbe Q max per X fratto L per, rimane X per X, X al quadrato, fratto 3 per 2, 6. Quindi in definitiva avrò N uguale a 0, T uguale a Q max per L fratto 6 meno max per x al quadrato fratto 2l, mentre m sarà uguale a Q max per l sesti per x meno Q max per x al cubo fratto 6l.
Questo è il taglio e questo è il momento. Sforzo normale è zero. Non abbiamo sforzo normale. Guardiamo come sono fatte queste equazioni. Questa, riconoscete questa equazione? Se io la scrivessi così, y al posto di t uguale questa. Al posto del taglio a più b x al quadrato. Lo scrivo un po' meglio. Y uguale, facciamolo così, a x al quadrato più bx più c. Cos'è? Una parabola. Questa è l'equazione di una parabola. Mentre questa è una cubica, perché vedete che abbiamo la x al cubo. A questo punto voglio andare a graficare, a descrivere con un grafico questi sforzi. Allora, vediamo lo sforzo normale. Sforzo normale abbiamo detto che è 0, quindi qua non abbiamo problemi. Il grafico è questo, n uguale a 0 per tutta la lunghezza della trave. Poi andiamo a fare t adesso. Allora, T, vi ricordo che anche qui l'asse lo prendiamo verso l'alto, l'asse delle T, e questo è l'asse X. Allora, per X uguale a 0, quanto vale T? Basta inserire dove c'è questa relazione, basta inserire dove c'è questa relazione, il valore della X. Se sostituisco 0 qua, questo è 0, diventa Qmax, quindi T è uguale a Qmax per L fratto 6. Quindi per x uguale a 0, qui il taglio vale, ed è positivo, Qmax per L fratto 6. Ok, quindi parte da qua. D'accordo? Quindi per x uguale a 0 il taglio è questo. Abbiamo detto che è una parabola. All'aumentare di x, questo sostanzialmente va a creare una parabola. Intanto dobbiamo vedere la parabola può avere concavità verso l'alto o concavità verso il basso, no? Per vedere la concavità dovete andare a vedere sostanzialmente questo termine. Se questo termine è negativo, allora abbiamo la concavità verso il basso. Se è positiva, concavità verso l'alto. Okay? In questo caso è negativa, quindi abbiamo concavità verso il basso. Tende a fare così, ok? La parabola passa per quel punto e avrà una concavità di questo tipo. Okay? Andiamo a vedere per x uguale a L. Per x uguale a L, cosa vale t? Beh, sostituisco qui al posto di x L. Quindi avrò Qmax per L sesti meno Qmax per L al quadrato fratto 2L. L al quadrato va via, rimane Qmax L mezzi, quindi con il multiplo 6, 1 meno 3. 1 meno 3 fa meno 2, meno 2 Qmax per L. 2 e 6 va via, rimane uguale a meno Qmax per L terzi. Quindi quando x è uguale a L, t è uguale a meno, quindi siamo nella parte negativa delle y, meno Qmax per L fratto 3. Quindi allora parte da qua, arriva qua ed è una parabola. Quindi diciamo che ha questa forma. Ok? Qui abbiamo la parte positiva e qui abbiamo la parte negativa del taglio. Chiaramente c'è un punto di passaggio
sull'asse della X, quindi un punto dove il taglio è 0. Lì ho il taglio 0. Ed è importante sapere dove il taglio è 0, perché abbiamo visto la volta scorsa che dove il taglio si annulla abbiamo il momento massimo. Quindi laddove il taglio si annulla abbiamo il valore del momento massimo. Questo è fondamentale per noi sapere dov'è. E quindi andiamo a vedere dov'è il taglio uguale a 0. Dov'è che il taglio uguale a 0? Per quale valore di x il taglio è 0? Basta mettere qua 0, vediamo. Allora, se metto 0 uguale a q max per l sesti meno q max per x al quadrato fratto 2l, ok? Cioè, questo deve essere uguale a 0. Voglio andare a vedere, andare a determinare la x per cui quel taglio risulta essere 0. Allora, porto di là il primo. Beh, Qmax e Qmax posso mandarli via. Vediamo di fare un po' di pulizia. Questo qua è Qmax, posso mandarli via. Il 6 e il 2 qua diventa 3. Quindi allora posso scrivere che x al quadrato fratto l è uguale a l terzi, rimane. Quindi x al quadrato uguale a l al quadrato fratto 3. E quindi x uguale ad l fratto radice di 3. E quindi posso anche scriverlo, se volete, come x uguale a radice di 3 fratto 3 per l. Quando x è uguale a radice di 3 fratto 3 per l, quando la x vale questo, abbiamo il taglio uguale a 0. Chiaramente è un po' più di metà trave in questo caso, vedete? Se qua ho l mezzi, qua siamo un po' oltre l mezzi. Attenzione però, vorrei farvi vedere un'altra cosa. Ditemi quant'è la reazione vincolare qui in A. Immagino Qmax per L fratto 6 e ditemi la reazione qui in B. Immagino che sia Qmax per L fratto 3. È vero che è così? Perché ho guardato questo. Ho guardato i tagli, perché proprio sono i valori dei tagli in corrispondenza dei due appoggi. Questo e questo, come vedete, sono proprio corrispondono alle reazioni vincolari. Quindi qua ho la reazione vincolare, poi in questo caso tende a diminuire fino a passare per lo zero qua a questa distanza, poi arriva a raggiungere il valore della reazione vincolare con segno negativo e poi la reazione vincolare torna a riportare a zero il taglio a questo punto. Nel caso del momento, l'asse X è sempre questo. L'asse Y invece lo mettiamo così, una volta verso il basso. Perché? Perché abbiamo detto che abbiamo preso come convenzione, per quanto riguarda i momenti, vediamo, per quanto riguarda i momenti, abbiamo detto per convenzione che prendiamo positivo il momento che mi produce una tensione nella parte inferiore, mentre una compressione nella parte superiore. Ecco, in genere, quindi mettiamo il segno positivo del momento nella parte relativa della trave laddove ho il valore positivo. Quindi in questo caso le fibre tese per un carico così, in genere i carichi sono carichi gravitazionali, quindi tutti verticali verso il basso. E quindi la parte che è tesa in genere è la parte sotto. E allora, ecco che in questo modo andiamo a riportare il diagramma positivo del momento laddove ho le fibre tese. E quindi, siccome le fibre tese sono quelle inferiori, se questo fosse considerato come l'asse baricentrico della trave, riporto la parte positiva al di sotto di questa, mentre la parte negativa, quindi se ho
Se ho un momento così, è un momento negativo, vuol dire che in questa zona dove ho, ad esempio, adesso ne faccio uno a caso, se faccio una roba del genere, qui ho, sarebbe positivo, qui negativo, qui positivo, ok? Cosa vorrebbe dire questo? Vorrebbe dire che in questa zona, fino qua, le fibre tese sono quelle inferiori, in questa zona, fino qua, le fibre tese sono quelle superiori, in questa zona, le fibre tese sono ancora quelle inferiori, ok? Quindi questo mi aiuta, guardando il diagramma del momento, a capire dove stanno le fibre tese, se stanno sopra o se stanno sotto, ok? È chiaro? Attenzione, questo non è il nostro diagramma, ho fatto così a caso per far vedere una situazione generica. Questo è il motivo per cui si inverte il verso positivo del momento, perché vedete qua, sia del taglio che dello sforzo normale, prendiamo i valori positivi verso l'alto, ok? Cioè, valori positivi, così come al solito facciamo nel diagramma XY. Il diagramma XY è così, no? Questo è la X, questa è la Y. La X verso positivo verso destra, la Y verso l'alto, ok? In questo caso, nel caso del momento, prendiamo la Y positiva verso il basso. Per quella questione che vi ho appena detto, perché facendo in questo modo, attraverso la lettura del grafico, riesco visivamente a capire velocemente dove stanno le fibre tese, ok? Se il diagramma si sviluppa tutto nella parte, questa qua positiva, vuol dire che tu, in tutta la trave la tensione, la trazione l'abbiamo nella parte bassa della sezione, ok? Se invece si sviluppa qua, dove ho il segno negativo, vuol dire che le fibre tese stanno sopra e quindi quelle compresse stanno sotto. Adesso vediamo come si sviluppa invece questo momento. Allora, il momento che ho in A, secondo voi quanto sarà? Ho momento in A intanto? Per capire se ho momento in A, devo guardare in faccia quel vincolo. Quel vincolo cos'è? È un carrello. Il carrello mi produce una reazione vincolare con un determinato momento, perché lì momenti non ne ho di forze esterne. Potrei avere un momento legato, semmai, alla reazione vincolare, ma il carrello è in grado di produrmi come reazione un momento? Sì o no? Impedisce la rotazione. Il carrello, sì o no? I vincoli che abbiamo visti sono il carrello, cerniera e incastro, fondamentalmente, no? Il carrello impedisce che cosa? Lo spostamento in direzione perpendicolare al piano di scorrimento, chiaro? La cerniera impedisce i due spostamenti, sia in direzione X che in direzione Y. L'incastro impedisce lo spostamento in direzione X, lo spostamento in direzione Y, ma anche la rotazione. Lo fa attraverso la reazione vincolare che si chiama momento reagente. La cerniera dà un momento reagente? Il carrello dà un momento reagente? No. Quindi il momento lì, se non ho momenti legati alla reazione, momenti legati a coppie che ci possono essere in quel vincolo, cosa mi aspetto di avere lì come momento? In A e chiaramente a questo punto anche in B, perché non ho niente di differente in B. Cosa mi aspetto di avere lì? Momento uguale a zero, momento zero. E mi aspetto di avere momento zero. Vado a vedere. Per x uguale a zero, quanto vale m? Sostituisco al posto di x 0, questo è 0, questo è 0, 0, giusto, così come avevamo previsto. Ok? Per x uguale a L cosa succede? Per x uguale a L cosa succede? Avremo U max per L sesti per L meno U max per L al cubo fratto 6L. L al cubo diventa L al quadrato, questo sarebbe Q max L al quadrato fratto 6 meno Q max L al quadrato fratto 6 uguale 0. Giusto? Quindi allora il momento parte da qui e arriva qui. E attenzione, è una cubica, quindi non è una retta, non è nemmeno una parabola, ma ha una forma, è una curva.
Attenzione! La derivata seconda che mi definisce la concavità è negativa. E quindi mi aspetterei quando è negativa, mi aspetto un massimo. Allora, in questo caso, la concavità sarebbe rivolta verso il basso. Nel caso di un sistema messo così, chiaro che la cosa l'avrei così, cioè la concavità ce l'ho verso l'alto, per aspettarmi il massimo. Ok? Quindi, in questo caso, mi aspetto la concavità verso l'alto, perché la derivata seconda sarà negativa, quindi avrò una situazione di questo tipo, con concavità verso l'alto. È una curva cubica con concavità verso l'alto. Parte da 0 e arriva a 0 qua. So un'altra cosa, so che qui deve raggiungere il massimo. Perché laddove ho il taglio uguale a 0, devo avere qua il valore massimo del momento. Cioè, quindi parte da 0, arriva a 0 e so che in corrispondenza del taglio uguale a 0 dovrà raggiungere il valore massimo. Quant'è il valore massimo? Vado a mettere dentro questo valore, al posto di x. Quindi m max sarà uguale a q max per l fratto 6 per, attenzione, x che vale radice di 3 fratto 3 per L. Ok, questo x vale radice di 3 fratto 3 per L, meno q max sesti 6L per, sarebbe x al cubo, allora radice di 3 fratto 3 L al cubo m max sarà uguale q max l per l al quadrato radice di 3 rimane e sotto 18 meno q max fratto 6 l. Allora il cubo di radice di 3 fa 3 radice di 3 per L al cubo fratto il cubo di 3 è 27. Allora, questo diventa L al quadrato, 3 lo semplifico con il 27, quindi 9. E quindi avrei q max per l al quadrato radice di 3 fratto 18 meno q max per l al quadrato radice di 3 fratto 54. E quindi m max sarà uguale, minimo quello multiplo 54. Risulterebbe tre volte questo, meno una volta questo, che è la stessa roba, quindi due volte questo, quindi 2 q max per l al quadrato radice di 3. 2 e il 54 lo divido, diventa 27. Insomma, il momento massimo, questo che avrò qua, varrà q max per l al quadrato radice di 3 fratto 27. Questo è il valore massimo che assume, quindi concavità verso l'alto, in questo modo, e assume in questa posizione, a radice di 3 fratto 3 per L, il valore di q max per L al quadrato, radice di 3 fratto 27. Mettiamo dei valori. Se q max fosse 1000
1000 che è diventato un metro, e L uguale a 4 metri. Guardate, posso ricavare intanto le reazioni RAY, che sarà Q max per L sesti, che fa 1000 deca newton metri per 4 metri fratto 6. Metri, metri va via. 666,7 deca newton. RBY, che è uguale a Q max per L terzi, che è il doppio di questo. Quindi facciamo 1000 deca newton fratto metri per 4 metri diviso 3, che fa 1333,3 deca newton. Allora, questo è RBY. RAY, RBY, adesso posso trovare il taglio, ad esempio. Il taglio massimo ce l'ho qua, in corrispondenza di questa sezione, che vale proprio questo, RBY. Questo è proprio il taglio massimo. Il momento massimo? Il momento massimo che ottengo per x uguale a radice di 3 fratto 3 per L, in questo caso è 4, radice di 3 fratto 3 per 4 metri, cosa fa? 2,31 metri. A 2,31 metri abbiamo il valore massimo del momento, che vale m, vale Q max, che è Q max, abbiamo detto 1000 deca newton su metri per L al quadrato, quindi 4 metri al quadrato per radice di 3 fratto 27, quindi metro e metro quadrato va via, rimane metro, 4000 per radice di 3 fratto 27. Deca newton metri, chiaramente. Eccolo qua, abbiamo già risolto il problema, cioè con una volta che ho individuato dal punto di vista letterale tutti i vari valori che posso ottenere, basta che io inserisca e cambio. Adesso, se invece di 1000 1500, faccio le stesse operazioni utilizzando 1500 invece di 1000. Ok? Praticamente devo solo cambiare a questo punto i due valori, che sono il Q max e la L. Al variare di L, al variare di Q max, io determino tutti i valori del taglio, del momento flottente, e so anche andare a individuare la posizione del valore massimo del momento.